Un 22esimo turno in chiaroscuro per il calcio dilettantistico irpino. In eccellenza la giornata inizia con la vittoria di carattere del San Tommaso che grazie a Carotenuto e Damora sabato ha superato per 2-1 la battibaiese di Mister Fusco. Successo in vetta anche per il Cervinara che ha battuto il Fanalino di Coda San Vito Positano per 2-0. Tre punti fondamentali sono quelli conquistati dal Solofra che in casa del Faiano ieri si è imposto per 1-0. Non sono riuscite a macinare punti le restanti irpine. La Virtus Avellino, nonostante l'uomo in meno e dopo 90 minuti di buon calcio, è dovuta arrendersi al Fato e al piede di Natiello, che ha permesso all'Agropoli di vincere 1-0 e mantenere la testa della classifica. Infine sconfitta anche per l'Ecranese, battuta per 3-0 dalla Scafatese. In promozione continua la battaglia a distanza fra Grottaglioni. I giallorossi sul campo del Serino rifilano 7 reti ai padroni di casa, emulando la diretta avversaria Lioni che in casa ha domesticato con lo stesso punteggio il San Vitaliano. A chiudere il turno un'altra goleada, l'FC Avellino ha battuto la Bisaccese in trasferta 4-3.